Buongiorno, buongiorno Andrea, si può buongiorno. Presentare brevemente? Sì, io sono Andrea Messa, ho oggi la bellezza di 71 anni e dopo una lunga carriera in una multinazionale e nell'industria di cui 32 anni di dirigenza, sono andato in pensione e sono tornato, essendo figlio di agricoltori contadini, sulla terra ad Oltresenda Alta, la frazione Nasolino, in contrada Beccarelli, e sto gestendo praticamente i prati di Nasolino su cui mio nonno Antonio ha allevato i 13 figli sopravvissuti dei 17 nati. Andando in pensione, avendo questa grande voglia di tornare alla terra, ho voluto andare a provare quello che mi raccontavano i miei genitori e i miei zii, che nel 1936 il nonno Antonio aveva ottenuto la medaglia d'oro nella Battaglia del Grano. Battaglia del Grano di cui tutti sappiamo la storia. E ho provato a seminare del frumento e della segale e dell'orzo e ho visto che sì, effettivamente lo potevamo coltivare. E dopodiché ci siamo allargati anche al mais, ma questo ha tutta un'altra storia, insomma. Ecco. Oggi siamo qua con lei, Andrea, per raccogliere un po' di testimonianze su una varietà locale di mais tipica del bacino di Clusone, il mais delle fiorine, che tra l'altro vediamo qui di fronte a noi, con questa particolare forma, spiga a forma conica che lo contraddistingue un po' da quelle che sono le altre varietà locali di mais delle Orobie, delle Prealpi lombarde in generale. Lei cosa ci può dire di questa varietà? Beh, diciamo che allacciandoci a quello che dicevo prima, il mio desiderio di coltivare dei cereali, non avevo pensato al mais. Poi il CREA nel 2014, nella persona del perito agrario Paolo Valotti, mi dice: ma perché non provi del mais? E mi ha dato 5 varietà, in particolare lo spinato di Gandino, il mais rosso rostrato di Rovetta, il mais nero spinoso della Val Camonica di Esina, un quarantino, e mi dice: prova anche questo mais che è locale delle Fiorine. Nel 2014, proprio brevi mano, ci viene dato un campione di semi, l'abbiamo seminato, evidentemente metti 10 metri quadri a testa, e abbiamo visto che ha dato un buon risultato. Dopodiché ci siamo detti: ma lo spinato di Gandino c'è già, chi se ne occupa? Rovetta pure, Esine pure, il quarantino era proprio un quarantino miserino, ma siamo qui oltre la senda di Clusone, quindi Clusone, Fiorine, le Fiorine è una frazione del comune di Clusone, alle Fiorine ci sono i prati mini dove è stato catalogato nel 1952 questo mais, e prendiamoci cura del mais locale delle Fiorine di Clusone, e quindi ci siamo dedicati a questo. Insomma. A partire da che anno? Allora, nel 2014 abbiamo avuto dal CREA, ripeto, brevi mano, questi 5 campioni. A ottobre del 2014 abbiamo scelto se vogliamo andare in parallelo, ripeto, a tutti gli altri cereali, graminacee, quindi frumento, segale, orzo, farro, anche col mais, d'accordo con il CREA, abbiamo detto ci dedichiamo al mais delle Fiorine. Ad aprile 2015 il CREA ci ha dato, nel frattempo avevamo fondato e creato l'associazione Grani dell'Asta del Serio. Di cui lei, se non sbaglio, anche presidente. Io sono il presidente, fondatore, assieme a altri 6 soci. Il CREA dà ai Grani dell'Asta del Serio, rappresentato pro tempore dal suo presidente sottoscritto Andrea Messa, 1 chilo di seme e ce lo dà ufficialmente. Quindi va a prendere questo seme dalla banca del germoplasma
del CREA giù a Bergamo. E quindi non abbiamo nessun dubbio sulla purezza di questo, perché ci hanno andato loro, i CREA sono proprio, ripeto, banca germoplasma, e quindi ci danno un chilo di questo seme. Naturalmente firmiamo le 1000 carte che servono e decidiamo di andare in produzione nel 2015. 2015 a Piario mettiamo a dimora 800 metri quadri, li seguiamo con i CREA e fino al seme. A Piario perché? Perché siamo in un appezzamento completamente isolato, quindi abbiamo controllato il primo campo di mais ibrido da insilaggio, tutto quello è almeno a 1 chilometro, addirittura si trova oltre la senda, quindi non abbiamo problemi di contaminazione. Quindi, tornando al 2015, una raccolta discreta, discreta vuol dire buona, e lì con i CREA cominciamo a lavorare, a andare, per esempio, c'è una relazione che dice quante di queste piante in percentuale sono state colpite dal carbone, che si chiama, non mi ricordo più il nome del fungo. E poi selezioniamo le pannocchie migliori, ecco, andiamo, selezioniamo le pannocchie migliori e poi cominciamo a togliere e a creare il seme. Quindi via la testa, perché sono grani grossi, via la coda e la punta, perché sono grani troppo piccoli, teniamo il centro, ne facciamo una scorta del seme, che così l'anno prossimo, per la parte che semineremo a mano, possiamo usare i chicchi che vengono via dalla testa. Per quelli della coda sono troppo piccoli, e quelli in mezzo, che sono mediamente uniformi, li possiamo anche seminare con una seminatrice meccanica, le cui caratteristica è: devo avere del seme che sia dimensionalmente almeno a posto. Ha avuto modo di trovare riscontro dal fatto che il mais delle Fiorine fosse coltivato in passato proprio nelle Fiorine a Clusone? Sì. Qui, guarda, io voglio citare la persona Alessandro Balduzzi, purtroppo credo che sia in stato di salute piuttosto malandato, che di fronte su proprio nella su in Bastera, che è vicino tra l'altro alla scuola di agricoltura di Clusone, che quando gli abbiamo presentato davanti 4 pannocchie dice: ma è quello lì quello che coltivavo io? E io dico: ma questo è il mais delle Fiorine? Sì, ridice lui, sanissimo dialetto, ma subiamo il sacciamo, però il mio sono delle Fiorine, che lì, e lei proprio lì, il canù, mia tallonc, e il mogol, la parte interna, il tutulo, le bianche, sono insieme alla più grossa, e bla bla bla, quindi indubbiamente, questo è uno. Dopodiché incontro casualmente l'Andrea Spada, classe 1934, o 36, non ricordo, e si presenta quest'uomo con 3 belle pannocchie così, e mi dice: ecco, questo qui è quello che abbiamo sempre coltivato, ma magari le mie, voglio essere chiaro, mi dice anche, magari le mie proprio che tu dica te, però è lui, e beh, insomma, o è lui o non è lui. Bortolo, che mi dice: oh, ma ne abbiamo seminato di questi sulla piana di Clusone, e mi porta al suo. Bortolo è del 1942, in questo momento mi sfugge il cognome. Dopodiché trovo dei ragazzi abbastanza giovani vuol dire sotto i 40-45, che mi dicono: quando eravamo ai prati mini delle Fiorine di Clusone, il nostro padre ci mandava a zappare, quindi siamo nel 1970, tra finire degli anni 70 e inizio degli anni 80, ci mandava a zappare questo che era il nostro mais. Prati mini è esattamente il prato, i prati, i coltivi
dove Aureliano Brandolini nel 1952 va, trova questa varietà di mais e domandando: ma come lo chiamate? La melda, punto. Ma allora la chiama mais locale delle Fiorine di Clusone. E va poi nel 1954, anno di accensione, cioè gli dà una sigla, che è poi riportata su tutti i documenti e verrà usata sempre e anche oggi, che si chiama Via 33, quindi la varietà numero 33. Teniamo presente che altre onorate varietà di mais hanno la sigla Via 1200 e qualcosa, quindi c'è un po' di differenza. D'altra parte, tra il 1954 e il 2008, o il 2010 o il 2014, un po' di differenza di anni c'è. Se ne sono accorte di accensione. Se ne sono state accorte e fatti di accensione. Quante persone indicativamente oggi coltivano questo mais e indicativamente su che superficie? Allora, noi siamo partiti con l'associazione, ripeto, Grani dell'Asta del Serio, dove siamo sei soci. Di questi sei soci, inizialmente quattro hanno coltivato questo. Piccoli appezzamenti. E poi qualche hobbista anche. Cioè, voglio dire, l'architetto Antonio Monella lo posso citare perché è un amico fraterno. Mi dice: ah, ma lo voglio provare anch'io. E l'amico Savoldelli Giovanni, che è giù a Villa Dogna e che lo coltiva in maniera hobbistica, e poi piano piano siamo andati avanti. Allora, oggi dove siamo? Siamo a quasi un ettaro, non diciamo grandezze, facilmente arriviamo ai 2 ettari, e oggi noi abbiamo 6 potenziali coltivatori. Perché dico potenziali? Perché nel 2022 è stato un anno drammatico veramente per tutti. Addirittura qualcuno dice: ah no, ma io getto la spugna, perché abbiamo avuto il 90%, c'è tutto un problema legato alla siccità, eccetera eccetera. E però 6 coltivatori li abbiamo, nomi e cognomi già indicati in un documento che è anche ufficiale presso l'amministrazione comunale di Clusone, e poi abbiamo 4 hobbisti. Ecco, non mettiamo in secondo piano l'hobbista, perché l'hobbista magari è quello che ti mette 600-800 metri e consuma per sé e per la famiglia, ma mantiene viva questa cultura, che altrimenti si sarebbe andata a perdere. Quando io ho riseminato, ripeto, sotto la spinta fondamentale del Paolo Valotti, allora in Crea, e avevamo praticamente solo l'Andrea Spada della Senda di Clusone, che coltivava nel suo orto 40 metri quadri per il suo uso e consumo. Quindi, oltre a Clusone, viene oggi coltivato anche in aree limitrofe? Sì, perché? Allora, mi dà lo spunto per dire che, tra le tante cose che abbiamo fatto, abbiamo redatto il disciplinare per la coltivazione del mais locale ad impollinazione libera di montagna delle Orobie bergamasche. Cosa abbiamo fatto? C'è stato per noi Grani Asta del Serio, sotto la regia del CREA, assieme agli amici del mais spinato di Gandino, del mais rosso rostrato di Rovetta e dei mais brembani e il mais locale delle Fiorine di Clusone, rappresentato dall'Asta del Serio, abbiamo tirato fuori questo disciplinare. Questo disciplinare, che è un disciplinare comune, sono mais a impollinazione libera nelle montagne bergamasche. Quali? Quindi, diciamoli, il mais spinato di Gandino, mais rosso rostrato di Rovetta, mais brembano della Val Brembana, e mais locale delle Fiorine di Clusone. E questo è un documento ufficiale che tutti e quattro
i MAIS stanno utilizzando come disciplinare. Perché è inutile che ognuno di noi si metta a fare il proprio disciplinare quando siamo a 10 km di distanza o 20 km di distanza, con delle varietà diverse, specifiche, che si sono tramandate nei secoli, nei secoli perché non sarà tantissimo, ma almeno 400, 300, 400 anni che viene coltivato il mais. Poi non sarà proprio esattamente questo, però comunque la presenza del mais è storicamente certificata, ma in ogni vallata, non so per quali ragioni, magari potrebbe essere per le caratteristiche del suolo, ma potrebbe anche essere perché la tradizione voleva che a Rovetta coltivassero il mais rostrato rosso, e da un'altra parte un altro, così come a Esime, in Val Camonica, avevano il mais nero spinoso della Val Camonica, che comunque è un rostrato come lo scagliolo, eccetera, eccetera, eccetera. Però questi sono i quattro. Lei, oltre ad essere il presidente dell'associazione e tra l'altro anche il principale valorizzatore di questo mais, è anche un coltivatore, sì, di questo mais. Quindi le chiederei quali caratteristiche ha notato avere dal punto di vista agronomico, ma anche la farina, che particolarità sensoriali ha? Allora, la mia carriera è sempre stata quella sulla la produzione di energia elettrica e suo utilizzo sia nell'industria che nel terziario che nel domestico. Però sono figlio di contadini e quindi mi sono anche documentato e noi figli di contadini l'abbiamo nel DNA questa roba qui. Quindi andare a coltivare. Che cosa, qual è dal punto di vista agronomico la difficoltà? Nessuna. È un mais molto rustico che resiste molto bene a dei periodi di siccità normali, dai periodi di mancanza di acqua normali. Certo, se facciamo 3 mesi che non piove come quest'anno, abbiamo dei problemi enormi che si rappresentano, per esempio, in una diversa, come si potrebbe dire in italiano, un decalage, un diverso momento di fioritura del fiore maschile e quindi il polline, e poi la fioritura del fiore femminile, che può portare a quello che è successo quest'anno. Cosa è successo? All'inizio della siccità il fiore maschile era fiorito, questo faceva cadere il polline, il fiore femminile, la pianta era andata in diapausa per causa della siccità, e i primi temporali è ripartita, il fiore femminile è fiorito, è arrivato a maturazione, ma non c'era più in giro sufficiente polline, e quindi fa queste situazioni in cui ci sono chiaramente dei chicchi mancanti, perché l'impollinazione lì non è venuta. Guarda come si vede bene qui. Lui aveva fuori i suoi peli che si chiamano... La seta ce l'aveva fuori, ma se non cade il polline sopra, qui resta la traccia del chicco. Questo non voglio fare lezioni su cose che non so fare, però io che mi diletto dico lasciamo ai professori e agli studiosi, alle università, il loro ruolo. Io il mio ruolo è quello del picchio della sapa e vado avanti. Dal punto di vista veramente culturale non ci sono problemi, perché così come resiste bene alla siccità, se andiamo in un autunno piuttosto piovoso, non abbiamo fretta di raccoglierlo. Lasciamolo lì, che lui non si rovina. Quindi lo raccogliete qua? Noi lo raccogliamo, di solito lo raccogliamo dal 15 al 30 di ottobre. Abbiamo anche l'accortezza di non seminarlo presto. Non voglio citare esempi perché, però... Noi il fatto che seminiamo dopo il 15 di maggio, e quindi dopo il 15 di maggio vuol dire anche verso il 20 di maggio o la fine di maggio, che ci porta a raccoglierlo poi
poi a fine ottobre, però ci mette al riparo da che cosa? Da gelate. Inutile che io corra a mettere giù questo il 15 di aprile perché c'è un bel giorno, ma se il 30 aprile mi viene una gelata, poi ci troviamo a dover riseminare. Non l'abbiamo detto, ma fino a che quota coltiva questo marzo? Ah, noi abbiamo, questi sono pezzi che vengono via dai bricconi, che è quasi 1000 metri. Noi, io ho delle proprietà lì, assieme a mio fratello, e abbiamo assieme all'Università della Montagna Unimont, tra l'altro gli abbiamo fatto anche una bellissima tesi, anche un paio di tesi sul tema, e dove abbiamo visto che viene e viene bene. Anzi, quest'anno, 2022, siccità a 400 metri abbiamo fatto meno del 90% del raccolto, a 600 metri avremmo fatto l'80%, su lì in quota abbiamo fatto, l'abbiamo visto, abbiamo appena visto stamattina, aspettiamo ancora una decina di giorni per raccoglierlo, però avremo uno scarto del 20%, per noi l'80% ce l'abbiamo ancora. E di questo ne sono testimone, proprio perché siamo stati poche ore fa in campo, l'abbiamo, ai bricconi. L'abbiamo raccolto lì. Ecco, un'altra cosa dal punto di vista organolettico. Beh, dal punto di vista organolettico io non ho le competenze per dire è buono o non è buono. Però, avendo noi un socio dentro nei grani dell'asta del Serio, un ristorante, abbiamo fatto due o tre prove come facendo provare questa farina e mettendo un questionario di valutazione, peraltro devo dire fornito dal CREA, grazie Paolo Valotti, e poi siamo andati ad analizzarne i risultati. Allora, trovano una polenta morbida, la farina di solito noi la facciamo piuttosto fine, non grossolana, integrale, cioè macinata a pietra. Quella un po' più grossa usiamo un burato da 1,5 mm di lato nel quadrato del setaccio. Quella fine usiamo 1 mm e la usiamo piuttosto fine, quindi viene fuori una polenta bella, tosta, polenta bergamasca che si taglia col filo, dolce, che non finisce con una caratteristica, per esempio, che abbiamo tutti quelli che hanno uncinati, che ha una tendenza a un sapore amarognolo. Questa la trovano molto dolce, tant'è che andando avanti nel burattare la farina, poi procuriamo il fioretto, il fumetto. Il fioretto l'abbiamo fatto provare a 5-6 massaie come impanatura, fuori un'impanatura croccantissima, e invece il fumetto, che è quella farina finissima, e abbiamo fatto fare a dei pasticceri delle prove, abbiamo fatto le ofelle, che sono buonissime, dei biscotti e soprattutto il pan de mei, il pane di miglio, che una volta era fatto con la farina e il miglio, oggi miglio non ce n'è più, viene sostituito dal fumetto di questo mais, e viene fuori proprio un biscotto veramente buono. Se poi uno ha l'accortezza, come fa mia moglie, di raccogliere i fiori del sambuco, fargli essiccare e metterglieli sopra, è una delizia. Naturalmente ogni scarafone è bello per mamma sua, io sono il papà di questi. Quindi questo mais, oltre, diciamo, all'uso per produrre farina e fare la classica polenta, ha anche delle potenzialità che vengono da altri prodotti. Sì. Ma in commercio oggi cosa possiamo trovare? Beh, in commercio oggi poco, perché dobbiamo avere anche il coraggio di dire, e il coraggio noi l'abbiamo avuto. Negli anni migliori degli anni scorsi noi riuscivamo a produrre 10-15 quintali, un anno forse abbiamo fatto 20 quintali di farina. Finito quello non se ne fa più, nel senso di dire, abbiamo detto bene, abbiamo per dire 20 quintali, si macinano 50 quintali la settimana per tutti, quindi per il ristorante, per la vendita, per fare le gallette, per fare i biscotti, per fare le torte, il fumetto, eccetera eccetera. Dopodiché, no, inutile che noi vendiamo tutti i 15-20 quintali e poi arriviamo a
maggio non ne abbiamo più, devi aspettare la raccolta successiva. Perdi cliente, questo però è un'azione di marketing. Oggigiorno noi cosa possiamo dare? Dalla farina integrale, perché è macinata a pietra, nei mulini a pietra, dicerete, e abbiamo anche dei mulini a pietra nostri piccoli che vanno benissimo, oltre a usarli didatticamente, questi fanno 16 kg all'ora, e c'hai voglia di fare 16 kg all'ora, sono 20 sacchetti, fai prima 20 sacchetti da 750 grammi, fai prima a macinarli, setacciarli, burattarli e insacchettarli che a venderli. E quindi andiamo via così. Quindi farina integrale grossa, farina integrale fine, su richiesta abbiamo sempre un minimo di scorta, 5-6 kg di fioretto, 2-3 kg di fumetto, e poi facciamo delle gallettine. Le gallettine delle fiorine sono dei triangolini che sono delle gallette, e queste gallette è venuto fuori un prodotto veramente ottimo, perché riallacciandomi all'inizio quando ho detto coltiviamo frumento e segale, la segale abbiamo provato a fare 50% mais delle fiorine, 50% segale, e abbiamo tirato fuori delle gallettine segale e mais che sono veramente appetitose, quindi delle cose, quindi siamo lì. Ecco, naturalmente noi, tanti altri dicono col mais facciamo la birra, no, signori, in Germania 1546 l'editto di Hundesberg, non so pronunciarlo, la birra si fa con l'orzo, orzo, lievito e acqua fresca, punto e basta. Poi verso gli anni 1950 è stato ammesso il frumento, che è quello che dà praticamente quella, la birra di frumento, adesso non mi ricordo più il nome esatto. Vale la pena di dire che sulla birra qualcosa ne sappiamo, perché all'interno dell'associazione Grani della Strada Serio abbiamo anche un birrificio che facciamo naturalmente col nostro orzo coltivato sempre nella zona. Quindi le azioni, da quello che ho capito, le azioni di valorizzazione, quantomeno in cantiere, ce ne sono tante per i prossimi anni. Vi faccio anche i complimenti per insomma, questa serie di idee, ottime idee per valorizzare questa risorsa agroalimentare. Ci sono. Le faccio un'ultima domanda. Volevo chiederle innanzitutto se era cosciente del fatto che noi, Associazione Grani all'Asta del Serio, Università degli Studi di Milano, Unimont in particolare, CREA e anche la comunità, l'amministrazione comunale di Crusone, vogliamo, e quindi le chiedo se è sua volontà, volare iscrivere questa cultivar locale tradizionale di mais, il mais delle fiorine, nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agrario e alimentare. Certamente. Io qui voglio essere un pochino prolisso e abbiate pazienza. Noi italiani, e in particolare noi bergamaschi, non siamo così portati a valorizzare, fatto salvo alcune eccezioni, quello che noi abbiamo. Signori, questa è una varietà, è una peculiarità, un prodotto tipico della nostra valle. Il mais locale delle fiorine di Crusone. Lo trovi qui, non lo trovi da nessuna parte. Piace, lo possiamo coltivare, la gente ce lo paga. Parliamoci chiaro, quando la gente viene da noi a comprare un chilo di farina, sa benissimo che lo paga 4-5 volte il valore di un chilo di farina comprato al supermercato, fatto con mais di provenienza, tutto il mondo. Questo non è OGM, non ha glifosati, è lavorato a mano. Vuol vedere, signora, dove io ho coltivato il mais per cui lei ha la farina e preparerà da mangiare i suoi ospiti? Venga con me. E dove la porto? E qui apro una parentesi. Dove viene prodotto? Nel comune di Oltresendalta, di Artesio, di Piario, di Villadogna, sulla piana di Crusone, verso Rovetta, e la Val Borlezza, quindi
Son Gavazzo, Cerrete Alto, Cerrete Basso, Piazza di Sovere e addirittura il buon Riccardo su a Bossico, quindi su un alto piano da 800 metri, bellissimo, ha coltivato e viene benissimo questo, e tutti questi paesi sono dentro nel disciplinare, che così non ci sono dubbi, e a Bossico viene bene, io dico sempre a mio ex studente Riccardo Figaroli, e viene bene perché quando si sveglia la mattina guarda giù e vede il lago di Iseo. Ecco. Detto questo, qual è la volontà? Signori, io come gran asta del serio, come Andrea Messa, il tempo che mi resta da vivere da qui ai prossimi 30 anni perché non ne ho di più, spero e vorrei che l'Università di Milano, in particolare col suo braccio operativo Unimon di Edolo, che ringrazio evidentemente, il CREA, perché alla fine poi è lui l'ispiratore e la base di tutto, l'amministrazione comunale di Clusone vadano a valorizzare un prodotto che poi, attenzione, l'abbiamo già detto, non è semplicemente la melga, la polenta, oh, ci sono dietro un sacco di altri prodotti, insomma. E quindi io mi auguro di arrivare all'iscrizione dei semi e poi se riusciamo a una bella valorizzazione anche locale, perché no? Perché no? Guardi Andrea, per me è sufficiente, la ringrazio per questi minuti di questa testimonianza sicuramente preziosa, e le faccio gli auguri affinché si possa valorizzare questa risorsa che è un patrimonio a livello agroalimentare ma anche storico culturale delle Orobie bergamasche e della Val Seriana in particolare. Quindi grazie e in bocca al lupo per la valorizzazione. Grazie mille e auguri a questa pannocchietta che possa finire sulle tavole di tanti non solo dell'alta Val Seriana ma anche di altri paesi. È chiaro che noi non abbiamo nessun, diciamo così, aspirazione a essere una cosa, posso usare il termine dominante, no, questo è un prodotto locale con una valenza locale che ha una finalità anche, non si lasci dire, anche di attrattiva, cioè la gente viene a conoscere questa varietà e incontra i nostri luoghi, certo, di turismo, ovvero la gente viene nei nostri luoghi di turismo e incontra anche questa varietà. Quindi sono in assoluta simbiosi, semplicemente, senza tanto diciamo clamore. Ecco, a me piace molto, sarà perché ho studiato latino e greco da ragazzo, no clamor, sed labor. E questo è il frutto del nostro lavoro, del nostro lavoro, del nostro entusiasmo, delle nostre energie e della nostra terra. Grazie mille Andrea, questa video intervista è stata realizzata da Andrea Messa, presidente dell'associazione Grani dell'Asta del Serio, Luca Giupponi, Università degli Studi di Milano, Polo di Edolo, in data 24 ottobre 2022 a Nasolino, sede del municipio del comune di Oltresenda Alta. Quindi se volete cercare l'abitato di Oltresenda Alta, sappiate che non esiste. Esiste la zona oltre la senda, vista da Clusone, ma la zona alta. Quindi Nasolino, Vazzurio, il Dosso, gli Spinelli, Camai, eccetera, eccetera. Grazie mille Andrea, grazie dell'opportunità.